Sì, anche perché il cross, come hai fatto notare giustamente tu, è molto lento, molto alto, ha dato la possibilità appunto dall'altra a Coppola. Parte Padoin, il pallonetto, Padoin! Che gol fantastico! E Padoin ricaccia giù il Livorno, Simone Padoin, una perla che probabilmente chiude la partita. Davvero ha fatto una cosa veramente eccezionale, quelli del Livorno tutti avanti, un contropiede veloce, ha trovato Padoin e qui lo possiamo rivedere, riceve un pallone, lo controlla in modo perfetto, vede fuori Amelia, gli fa un pallonetto di sinistro e non c'è niente da fare, bellissimo. Sì, una giocata meravigliosa di Padoin, ma il Livorno si batterà il petto tante tante volte. Guardate il rilancio di Coppola, tutti avanti, Padoin addomestica benissimo il pallone, questo è un grande gol, terzo gol nella stagione di Simone Padoin, davvero il gol più bello della giornata. E adesso per il Livorno è di nuovo notte fonda.